Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova sbarbata del Barba Gianni Domenico del gruppo Neofiti per Passione. Vi auguro un buon sabato. Vabbè, diciamo le cose come stanno. In realtà oggi e ieri, cioè è venerdì, ok? Oggi è 20 maggio. Mi sono concesso una mezz'ora di libertà per fare questa video sbarbata. Mi piaceva condividerla anche perché oggi è il Barba Gianni Day, diciamolo, lo dico. Oggi spengo le candeline. Ebbene sì, mi avvicino inesorabilmente a Ianta. Oggi sono. Ok? Shh. Vabbè, quindi stasera grandi festeggiamenti. Berremo qualcosa con gli amici di una vita, quindi non so. Domani mattina in che condizioni potrei essere per registrare? A parte gli scherzi, partiamo subito con la sbarbata odierna. Accendiamo un po' la luce perché vedo che, come puoi vedere, ho ancora i capelli bagnati perché sta facendo temperature qui a Napoli, ma credo in tutta Italia, estive, quindi inutile asciugare i capelli. Ormai lo conoscerai, eh? Il nostro body brush, il nostro amichetto. Cosa andrà a montare oggi? Innanzitutto subito bagniamo il viso senza pre-barba. Ormai il pre-barba l'ho quasi del tutto accantonato, anche perché quando andiamo a trattare dei saponi che sono dei veri e propri prodotti di cosmetica, vediamo che lo reputo per me. Sulla mia pelle, sul mio pelo, non così necessario, più un vezzo che altro. Quando invece andiamo a usare il ProRaso piuttosto che i prodotti da banco, lo trovo utile. Eccolo qui. Oggi andiamo a provare una Tobes Taylor of Old Bond Street, Mr. Taylor's. È una crema morbida, proprio crema, non è neanche pasta, come puoi vedere. Si presenta in una composizione estremamente lucida, perlata. Sentiamo un po' la profumazione, che naturalmente, come puoi vedere, il prodotto è già usato perché già l'ho utilizzato. E la profumazione è una profumazione molto, molto, molto elegante. A me c'ha qualcosa che ricorda, dirò un'eresia, la ProRaso Russa. Non so se c'è dentro il sandalo, non sono esperto di inci, non li vado a vedere, onestamente sono più uno di campo, così molto easy la prendo sta storia della rasatura. Mi piaceva abbinare a quello che è tornato a casa oggi, proprio per il mio compleanno, finalmente, eccolo qua, l'amico di Mario Staiano. Mario, te lo proverò, te lo presterò. L'amico di Mario Stariano, lo squalotto, l'R41, lo vado ad abbinare con queste, con le Astra Blu, ma semplicemente per un discorso cromatico. Mi piaceva perché era blu la confezione del dopobarba di Mr. Taylor. Di Taylor's dopobarba Mr. Taylor. Intanto mentre armo ti spiego anche, diciamo, la mia scelta. Avevo altre lamette, sai, quei classici pacchetti che si acquistano su Amazon, su altri siti anche di rasatura. Forse questi kit li ho presi su Amazon, i vari pacchetti. E cercavo qualche cosa che ci avesse il blu. C'era la Lord Super Stainless, mai provata, però ho detto stavolta la Lord la voglio un attimo accantonare. L'Astra Blu non ricordo che mi ha fatto diciamo, mi fece una discreta impressione, non eccellente, ma discreta impressione rispetto alla verde, che però ho rivalutato nell'altro rasoio della settimana scorsa, di video di settimana scorsa, nello slant, nel fatip lo storto. E niente, vabbè, intanto mi insapono mentre continuiamo a parlare, senti, andiamo belli lunghi, vado qua. Eh?
Ne prendiamo un bel po', mi può piacere onestamente cospargerlo un po' per il ciuffo, vedi qua quanto ne è, non è poca, non è assolutamente poca, infatti, tanto stava cadendo, voglio fare una bella schiuma. Chissà questo rivelino, onestamente. Non mi trovo ancora con questo. Con questa inquadratura. Comunque ti stavo dicendo. Blu, quindi ho detto che ci metto di blu. E quindi c'erano queste astra blu messe lì che non uso da un bel po' di tempo. Ho detto, vabbè, per continuità, usatore verdi che non mi hanno deluso come le volte precedenti, montate su uno slant, vediamo l'astra blu sullo squalo, che poi è un rasoio che fondamentalmente fa sentire pienamente la lama. Quindi facendola sentire pienamente, beh, è un rasoio che cioè, ti dà la possibilità di capire proprio la lama come taglia, perché più dello squalo non consente di verificare questo, dato che c'hai proprio la lama sparata in faccia. Ecco, intanto ci ho messo 1 litro d'acqua, ma questa Taylor è un savone che l'accetta. Tanto mi ho fatto una fatenzì, vabbè, tanto magliettina proprio utilizzata ad hoc per la sbarbata, quindi non è un problema. Ecco, di questo montaggio stucco, cosa che non mi piace, quindi facciamo così. Portiamocela un po' qua. Immergiamo il pennello bello con le punte, ho fatto proprio un'immersione. Che schifo. Mangio sapore. Parlare. Mi fa mangiare sapore. Insistiamo finché non c'è proprio un bel montaggio di quelli belli pannosi, yogurtosi, che piacciono a noi. Un sapore di sapone in bocca. Ecco, immergiamo ancora.
Bello sto montaggio per me. Molto idratato. Solo vado qua. Non c'è una bolla, però mi devo sciacquare un attimo le mani perché si è insaponato tutto il pennello e non mi riuscivo più a prenderlo. Ecco, mi ho aspettato un attimo che si ritirasse un minimo in viso. Come è fatto? Mezzo montaggio, mezzo sbarbato. Molto molto idratata, non mi lascia segni sulle labbra. Ok, quindi Müller 41, anche detto per gli amici lo squalo, montato con Astra Blu. Andiamo. Una schifezza. Torno subito, un attimo ci tocco. Ok, eccoci tornati, scusate per il ritardo, intanto penso che... Scusate per...
più che per il ritardo, per l'interruzione, perché poi taglierò un minimo. Intanto si è seccato un po' il sapone, quindi visto che andrò direttamente di contropelo, lo dobbiamo rendere bello liquido, come c'è liquido, bello idratato come abbiamo fatto per la prima parte della sbarbata. Questi saponi che scompaiono e riappaiono, eh? Prendiamoci questa parte qui, guardate, proprio strizziamola. Sì, ci sono un po' di interruzioni audio. Eccoci qua. Andiamo di contropelo con questo bello strato, un po' luminoso, ma allo stesso tempo corposo, non ha aria. Poche bolle, molto molto interessante. Questo sapore è molto molto interessante. Contropelo diretto. Eh sì, voglio un fiore per il mio compleanno. Questo leva tutto, ma giusto un po' qua, proprio perché uno vuole fare proprio il perfezionista. Ma se cerchi, non vedo un rasoio che ti leva tutto, non ti irrita. Perché? Perché fai una passata e via. E com'è? Non è il tempo di arrivare. Signore, lui.
Cugino Russo esce, ma proprio percettibile. Vediamo un attimo, dopo questa sciacquata, come siamo messi. Tanto devo svuotare un po'. Babà. Ragazzi, che dire, questo rasoio è una garanzia. BBS in due passate, senza bisogno del traverso. Quindi traiamo le conclusioni velocemente, non voglio tediarvi più di tanto di questo. Per questo video, per il quale forse mi sono dilungato anche più del solito, perché già i miei video arrivano tranquillamente ai 30 minuti. Allora, partiamo dalle lame. Le lame sono delle lame che lavorano bene, le trovo più efficaci sul mio viso delle verdi. E la cosa che mi ha colpito piacevolmente è che contropelo diretto l'hanno gestito bene. Qui io ho voluto rischiare un po', me la sono rischiata, me la sono andata a cercare e un po' sgranato. Leggero pizzicore c'è, ma proprio leggero. Ma proprio un'antecchia di Rimon Napoli. Giusto. Quelle micro rotture della pelle che si vengono a generare in fase di rasatura, soprattutto quando approcci a una rasatura profonda come con R41, mi succede sempre. Un po' di pizzicore ce l'ho sempre, perché va a tagliare profondo. Per quanto riguarda il sanguinamento, però, vedo che in realtà qui era una zona che avevo già abbastanza distrutto con il mano libera, di cui ho qui un ricordino. Quando fa il movimento così, togliere il sapone, sbagliato il movimento, pa, tagliato, aperto. Ma ci continuo per severo con mano libera. Ok. Per quanto riguarda il sapone, invece il sapone è un sapone che è piacevole. Profumazione è una profumazione molto elegante. 4 stagioni. Mi piace. Non è fra le mie preferite, ma mi piace. Mentre invece la meccanica, nulla da dire. Andiamo invece sullo splash. La meccanica nulla da dire, perché vedo che l'acqua la riceve bene. Mi piace il sapone quando l'acqua non va a smontarlo, non va a renderlo evanescente. In questo caso non è avvenuto. Un po' di dopo barba gentleman's aftershave. Andiamo di splash, un po' di bruciore c'è, legato sempre a queste, alla rasatura profonda. Cioè non è irritazione, non sono irritato, non ho rossori, ma è semplicemente la rasatura profonda di R41. Non sono irritato perché tu con una passata togli tutto, con due vai proprio a fare BBS. Almeno per il mio pelo, per la mia pelle. Bene ragazzi, questo video termina qui. Vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando, fate bravi e ricordate, pure ci barbazzata sapete fare. Ciao!